Ciao Annalisa, buongiorno a tutti. Sono contento di poter portare questo mio saluto alla vostra iniziativa che ci consente di fare un punto sullo stato di salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Come sapete benissimo, veniamo da 2 anni molto molto difficili, che ci hanno insegnato tanto e ci hanno spinto ad investire e credere ancora di più nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Siamo ancora purtroppo dentro la pandemia. È vero che abbiamo superato lo stato d'emergenza, è sicuramente vero che abbiamo strumenti importantissimi per poter gestire il Covid, come i vaccini naturalmente, ma anche i farmaci, gli anticorpi monoclonali, gli antivirali. Però è ancora vero che abbiamo bisogno di tenere alto il livello di attenzione, tenere ancora una cautela che credo sia molto importante. E comunque questi 2 anni ci insegnano più che mai che il Servizio Sanitario Nazionale è davvero essenziale nella costruzione della nostra capacità di dare cittadinanza alle persone. Una persona, se può curarsi, è fino in fondo cittadino. Se ha difficoltà a curarsi, perde un pezzo della propria cittadinanza. E credo che il senso anche del vostro impegno a fianco della tutela del Servizio Sanitario Nazionale in questi anni sia andato sempre in questa direzione. E ora abbiamo un'opportunità, proprio questi 2 anni così difficili ci aprono una finestra di opportunità. Abbiamo risorse che prima non c'erano. Quando sono diventato ministro, a settembre del 2019, avevamo 114 miliardi sul Fondo Sanitario Nazionale. Oggi siamo arrivati a 124, 10 miliardi in più in un tempo così breve non si erano mai visti. E questo è figlio prima di tutto della nuova consapevolezza che il Covid ci ha consegnato, anche se c'è da dire che già all'inizio di questa esperienza, alla fine del 2019, quando il Covid non c'era, avevamo fatto un primo passo avanti importante, già con 2 miliardi in più e con l'abolizione del super ticket, che era anche una delle vostre battaglie che vi aveva visto in campo proprio per promuovere questa abolizione. E poi le risorse sono continuate a crescere, dobbiamo insistere insieme perché crescano ancora più significativamente nei prossimi anni. E poi è arrivato il PNRR, una risposta europea molto consistente che ci consente di avere 20 miliardi in un colpo solo per cambiare il volto della nostra assistenza domiciliare, per investire sulla sanità digitale, per investire sull'ammodernamento delle tecnologie che usiamo nei presidi sanitari, per investire sul personale, sulle donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e sulla ricerca, che ha un peso fondamentale, che deve essere cruciale per il futuro. E poi da ultimo voglio ricordarlo perché credo sia rilevante, abbiamo per la prima volta un investimento straordinario sulla sanità nelle aree più deboli del nostro paese. Non era mai esistito un PON salute, si era fatto il PON su tanti ambiti, mai sulla salute. Quest'anno abbiamo 625 milioni di euro della programmazione europea, per la prima volta nella storia della programmazione del nostro paese, sulla salute. Sono risorse che impegneremo per favorire screening oncologici, sono risorse che useremo per i nostri consultori, per la medicina di genere, per la salute mentale, che è un altro pezzo cruciale dell'iniziativa che dobbiamo costruire per i prossimi mesi e i prossimi anni. E allora qual è il messaggio di fondo che voglio lasciarvi in questa giornata importante? È che oggi si apre una finestra di opportunità e la sfida che dobbiamo giocare insieme, chiaramente le istituzioni, il governo nazionale, le regioni, i comuni che devono avere un ruolo chiaramente soprattutto sul lato dell'assistenza sociale, che però è un pezzo che va integrato sempre di più con l'assistenza sanitaria, e insieme a tutti i mondi che operano e che si impegnano nell'ambito salute, penso alle professioni, penso ai sindacati, penso alle imprese, penso appunto al mondo della ricerca, ma penso naturalmente anche a chi rappresenta i cittadini e in modo particolare a chi rappresenta chi non sta bene, i malati e le loro famiglie. E io ho visto in questi anni da ministro una rete straordinaria di sussidiarietà, di solidarietà, di capillarità anche, di persone che si impegnano per provare sostanzialmente a sostenere il nostro Servizio Sanitario Nazionale e aiutano le istituzioni, aiutano i nostri ospedali, aiutano i nostri hospice, ad esempio, ad avere un pezzo di peso che non è esattamente sulle loro spalle, ma che trova appunto il sostegno di queste famiglie e di queste associazioni. Abbiamo bisogno di mettere insieme tutte queste energie perché
perché di fronte a noi c'è una grande opportunità di costruire davvero un servizio sanitario più forte. Io penso che questo sia il messaggio fondamentale. 2 anni difficilissimi alle nostre spalle, tante risorse che finalmente sono a nostra disposizione e la possibilità di cambiare il volto del Servizio Sanitario Nazionale. Questo dobbiamo fare insieme e sono convinto che Cittadinanza Attiva, per la sua storia, per il suo sistema di relazioni, di capillarità, per le tante battaglie fatte negli anni proprio a difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale, sia un interlocutore fondamentale con cui continuare a lavorare per vincere le sfide dei prossimi anni. Grazie e buon lavoro.